La nostra miglior spiaggia. Esatto, Crazy. Scusami, Lu. Crazy. Buon Oppenheimer, Davide. Anch'io lo voglio andare a vedere. Mi sa che lo vedrò alla TV alla fine. Pony Pony se lo vanno a vedere. Ah, io sarò tristemente a casa a giocare a Starfield. Ma dove eravamo rimasti? Esatto. Io pure, Viserilio, come te. Non ci si può pentire di essere un warlock, è l'Eldritch Blast. Vendere l'anima è secondario. No, ma non sono pentita di essere una warlock. Sono pentita di non aver salvato alcuni personaggi, ma... va bene così. Ho deciso che va bene così. Intanto vado a salutare il mio cucciolo di orso gufo. Adesso ho un cane e un orso gufo. Adesso giocherò come Mario del Pennino in terza persona. You are not food. You are friend. Yes, ti accarezzo. Carino, posso accarezzare l'orso gufo. Sì, sì, poi aggiorno. Dopo sta live cerco di ricordarmi di aggiornare, raga. E che tutte le volte chiudo Baldur's Gate e dico devo aggiornare. E poi mi scordo. Cercherò di ricordarmelo. Scusa Mario, era perché ho detto che giocherò in terza persona come fai tu. Ti piace qui? The cave smell like rotting meat. Goblin coat smells like goblins. Goblins? Ancora carettine? Che bella Lillian quando sorride. Bellino. Cioè, raga, abbiamo un cane e un cucciolo di orso gufo. Non so come potrei veramente descrivere questa run se non perfetta. Cosa sta facendo Gale? Perché questo si è messo a covaccino? Dissenteria? No, io come posso aiutarti? No, aspetta, non mi dire che è rimasto... è rimasto in stealth. Ma perché sono lui? Cioè, eravamo con tutto il gruppo in stealth. Rimasto in stealth da solo. Gale, sei all'accampamento. Puoi smettere di nasconderti ora. Beh, raga, è successo. È così. Andiamo. No, l'accampamento di Goblin ho deciso di farlo appena salgo un pochino di livello, perché sono livello 4 e stava diventando problematico. Comunque, mi avete mentito. Mi avevate detto che io potevo andare a dormire quanto mi pareva e che non sarebbe cambiato niente a livello di storia. Una persona gentile, in realtà, mi ha scritto su YouTube dicendomi: Kuro, guarda che non è vero che puoi dormire quante volte vuoi nell'accampamento. La storia va avanti se tu dormi e non trovi più gli NPC. Cioè, io ogni santa volta che volevo ricaricare gli incantesimi andavo a dormire. Mi avete mentito! Mi sono fottuta la run! Cioè, io ogni santa volta che dicevo, ah, raga, ricarichiamo gli incantesimi, andiamo a dormire. Il gioco ti avvisa e la roba che perdi sono NPC di poca roba? Lo so, però mi dispiace. Certo che è colpa vostra, me l'avete detto voi che non succedeva niente se dormivo. Se dormi sempre finisci il gioco. Succede solo in determinate quest? Lo so, però... Cioè, mi scoccia perdermi gli NPC. Letteralmente il gioco te lo dice che non è così. Ma lo sapete che io non leggo un cacchio? Cioè, no? Non siete qui per sopperire le mie mancanze? Community siete? Come no? Vi ho sopravvalutato. Fuck this shit. I'm out. Ma io sono una lettrice accanita, ma solo di cose che mi divertono. Tipo i libri, manga e fumetti. Le cose noiose non ho voglia di leggerle. Io sono accanita sulle cose belle. I tutorial non sono cose belle, quindi mi rompo a leggerli. No, non restartiamo la run. Mi faceva solo ridere... Non capisco ogni tanto Karlach se ha un ictus o se
Aspetta. Hey, soldier. Hi, soldier. Come funziona? Let's hope Damon is as good as he seems. Once my engine's handled, I can focus on more important matters. Tadpoles, cults, frosty pints. Speriamo, Prax, speriamo. È vivace, Karlach. È una ragazza vivace. Concordo. Non è così, puoi dormire quanto vuoi, ma solo in alcune cose che ancora non hai vissuto. Se capita, ti appare scritto nelle quest a schermo che hai fallito una missione. L'unico NPC è il nano dove c'erano le statue, ma quello perché hai salvato i tiefling prima di scendere di sotto. Grazie, Spacca, sei estremamente specifico e ti voglio un sacco bene. Vedete? Questo è un membro della community che sopperisce in modo incredibile alle mie mancanze. Grazie. Va bene, dormirò. Ora mi odiano, non parlo. Too late. Too late. Volevi mantenere un basso profilo? Fallito. Tiro fallito su... nascondersi. Too late. Sì. Dormirò. Have a drink. You loosed a thug in my grove. What did you expect to happen? You murdered our daughter. Did you think we'd let you go? Let you walk away? Ma chi è sta gente? Ma chi sono queste persone? Che vengono a bere al mio accampamento? I need to dance. No. No, I need to lie down. Ma chi sono sti ubriachi? C'è la festa. Ma io non ho dato nessuna festa. Sherry! That's infernal for cheers. Or possibly turn it. Aspetta, però c'è un bardo. Un bardo che non mi cava gli occhi? I'm talking, but I'm feeling inspired. Sì. Thinking of writing my next song. Una canzone su di me. Sì. Benissimo. But I need an angle. Any ideas? Allora, ci sono canzoni sui lamantini? Non molte. Che ne dici di coraggio? Nah. Hai visto questo fisico? Sarebbe un crimine non scrivere una canzone a riguardo. Sì. Sinceramente preferirei... Nope. Sento il mio nome... Se sento il mio nome in una canzone, la tua vita è finita. Anche questa mi piace. Canta degli elfi di superficie e di quanto siano luridi e patetici. Sì, ti prego. Una canzone su quanto fanno schifo gli elfi. Ah, aspetta, un dado. Oh, 20. 20. 20, questo vuol dire che è la decisione giusta. Sì. Oddio, questi sono i momenti in cui mi piace essere una draw. Vai. All right, it's your song. Sì. Now, what rhymes with dirty elf? Con sporco elfo, farima, testa di guelfo. Mi siederò e ascolterò la tua canzone. Narrami di quanto fanno schifo gli elfi. Grazie. Your song was coming along. Ok. Then things began spinning. Worry not, I shall return to it at first light. Ok, mi raccomando, ci tengo. Ci tengo assolutamente. Alsin? Go on now. Don't waste a night like this talking to me. We'll discuss your problem tomorrow. Pensi di lavarti la faccia? Pensavo avessi voglia di bere qualcosa con me. Ci sono tante altre cose che potremmo fare oltre a parlare. Ma vorrei conoscerti meglio ora. Perché non segui il tuo stesso consiglio? Socializza un po'. Socializza. Non mi piace, Alsi. Non si lava. Later, perhaps. Don't worry about me. È così sporco da quando l'ho conosciuto. Non si è ancora cambiato i vestiti. Nope, not my type. Non mi piacciono le persone che non si lavano. Seek out some wine before it runs dry. There are a lot of thirsty people around here. Peccato perché è un gran figo. È veramente figo. Cioè, proprio gnocco, Alsin. Però non si lava. Dov'è invece il mio gnocco preferito che si lava? Eccolo, Gale. Tesoro, ciao. Per cosa? I'm glad you sought me out. Lo cerco sempre, Gale. Ma certo, proprio perché mi sento allegra dobbiamo parlare. Parliamo, Gale.
Alas, our fledgling acquaintance has not yet taken flight. Such intimacy will have to wait. Another night, perhaps. Quanto l'hanno fatto figo, Gale. Posso dire che i due personaggi, anzi tre personaggi più fighi in assoluto per me, sono Cuore Scuro, Karlach e Gale. In realtà, a parte che c'era Starion con una quest, poverino, io l'ho totalmente ignorato, forse dovrei parlargli. Ha perso la quest? C'era una quest. Anche Astarion è estremamente figo, però ha questo atteggiamento da provola costante che mi mette a disagio. Anche Gale ogni tanto fa le battute, però è più simpatico. Cioè, sono un po' più... un po' meno... E lo sbatto a... Eh? No? Cioè, no? Un po' meno srotolato. Provola. Uno che provola di continuo, uno che pastura, tipo con le carpe, no? Che lanci la pastura alla fragola per prendere più carpe. Pastura di meno. Karlach è super waifu material, sono d'accordo. Karlach, Cuore Scuro e Gale sono i miei tre preferiti. A livello di figaggine. Sì. Astarion è figo, ma ci prova troppo. Ah, tra l'altro non so se avete visto il doppiatore di Astarion, il doppiatore real life. Cioè quello che dà la voce ad Astarion. Vi sconsiglio di guardarlo. Vi sconsiglio di farlo. Perché è veramente molto bello. Quindi quando l'ho visto ho detto tipo... Questo non cambierà la mia opinione su Astarion però. Il fatto che il doppiatore sia veramente figo. Non è così male, pensa a tutti i goblin che hai ucciso. True. That was fun. That was fun. I would have liked more for my trouble than a pat on the head and vinegar for wine. Beh? Un po' di sangue? Frigna quanto vuoi, io mi sto divertendo. È vero, i goblin avrebbero organizzato una festa più scatenata. I'm just looking for a little more excitement. Sì. Fun. Cosa intendi con un po' di divertimento? Sex, my dear. A night of passion. L'ho detto! Raga, è troppo diretto! Just to be clear. I mean, can you imagine? No. Anyway, don't let me keep you. I'm sure you have someone. Fuck you! Sniff around. Brutto pezzo di merda, adesso te la prendi! Stronzo! Adesso entriamo nella tua tenda e scopiamo! Ma guarda te questo! Ma guarda questo! Sono scioccata! Sono sconvolta! Non ho parole. Allora, ho tanto da imparare. Prendo appunti. Andrò da Gale. Gale mi vuole più bene. Enjoy the night. It seems to me full of opportunities. Sì, va bene, però niente. Gale, posso usare charm su Gale, sortilegio. Ha offeso il mio orgoglio. Ma avete visto la faccia di Lillian? Era tipo, cioè, era tipo speculare alla mia. Eravamo due anime in una. Ma tipo, ma come ti permetti, brutto villano? Deve essere perché ho offeso gli elfi alti. Effettivamente ho chiesto alla Barda di fare una canzone su quanto facessero schifo gli elfi alti. E lui è un elfo alto. Ah sì, tanto sei acerbo. Andiamo da Karlach, va. Would you look at this place? All these people happy. They're so happy. Because of us. No, non sono pentita a capocollo, è una battuta. Good is still possible. And with good potations too. Stai passando una bella serata? Fuck yes. Fuck yes. I'm celebrating my freedom. Penso sì che è il mood. And yes. These folks bright future besides. All I need now is a fire retardant lover to get lost in till sun. Guarda, se vuoi c'è Astarion di là
che potrebbe essere smontato. Allora, in realtà Karlach mi piace, ma è tipo la mia bestie. Non mi piace in senso romantico. È la mia bestie. C'erano mai feste così? Not so much. You spend the whole time avoiding swords and schemes. Plus, people just get nastier as the night wears on. I tried to make friends at first. Learned my lesson fast. Better to keep to yourself in hell. No, sono fedele a Gale. No, no. Sono assolutamente fedele a Gale. Insomma, prima o poi ci sarà l'occasione. Goditi la nottata. You too, soldier. Enjoy yourself tonight. E comunque, se vuoi bombare, c'è Astarion di là che mi sembra ben predisposto. Graffio, vieni qui. I like these people. They're joyful. It's... com'è felice, che carino. Ah, tutto contento, guarda come salta da tutte le parti, cute. Gex, chi sei? Think of it. No more caves, no more tents, no more running away. We'll be in a city with roads. Carini, tutti felici. Homes. Esatto, è la mia Giulia Bicio, esattamente, è la mia bestie. Red people. Blood people. È la mia compare. No, aspetta, blood people. Bite? No. Ah? Ma che dici? Non mordere, eh? Look at them all. Guzzling poison like we've the right to be happy. Ma chi sei tu, l'emo della situazione? Dovresti unirti a loro, berti un boccale o due. Userò il mio carisma, che è molto, è elevato, e uso pure charm su... No, vabbè, no. No, non ho spreco charm su persone per sto mentecatto che non vuole bere. Non che sia un mentecatto perché non vuole bere, eh. Per carità, io non bevo e odio quando la gente insiste con me. Mentecatto perché dice che non meritiamo di divertirci. Metto i puntini su lei perché sono una streamer e lo devo fare. Prima che vengano insultati gli astemi, dei quali io faccio parte. Perhaps it'll make the evening more tolerable. Bravo. Ubriacati, divertiti, ciao. Cuore! Cuore mio. Everyone seems to be in high spirits. Yes, they do. Strange. Hai una mosca in mano. You know who I never thought I'd find myself caring for? Non lo so, dopo la, cioè, dopo la frenzonata incredibile, anzi, dopo il commento estremamente schifato di Astarion, ho paura a fare questa domanda. Molta paura. Sì, votate. Ho bisogno del vostro supporto. Ne ho bisogno qui. Li vedo piuttosto lanciati. Ai profughi? Sei interessata ai profughi? Non so perché, ma mi farebbe un sacco ridere chiederle se è interessata ai profughi. A me? Your words, not mine. But not what I mean. No, vedi, dai, raga, mi avete fatto fare una figura di merda! Like those Era interessata davvero ai profughi! Much thought. Certainly not that bunch in the grove. Ma io pensavo fosse uno scherzo, una burla. Their lives. Odd. Raga, boh, stasera proprio non è serata. Cioè, le interessavano i profughi. Una brutta serata per Lillian. Cioè, mi sono pure messa il corpetto sexy. Cioè, guarda, questo corsettino tutto sexy. Non piaccio a nessuno. Non mi vogliono perché sono una draw. Raga, che figure di merda. Stiamo collezionando figure di merda. Allora. temi che Char non approverebbe. Something like that. Riprendiamoci il Chad contegno. Anything that distracted from Char. But there'll be time for penance later. Share a bottle with me?
Ne sarei felice. We should wait a little while. Until the others have drifted off. Va bene, vai, mi vado a ubriacare con cuore scuro dopo. Così imparate, stupida Starion. Ti cercherò dopo che tutti gli altri saranno andati a dormire. Best not keep me waiting. I'd prefer not to entertain myself. Sì, c'è problema. Ci dividiamo la bottiglia. Yeah. Scusate. Allora, prima di fare qualsiasi cosa. Se lancio un bulbo chiodato gli faccio del ma... No, vabbè, dai. Non voglio lanciargli roba in testa solo perché mi ha ferito. Zevlor, buonasera. You have no idea how good it feels to see these people smiling. The singing we could probably do without. But even so, thank you. Ah, non ti piacciono le canzoni? Allora, ditemi che ho un mandolino per cortesia. Dov'è il mio mandolino di fiducia? Io una volta avevo un mandolino. Lo sapevo suonare malissimo, era molto divertente. Non lo trovo. Quindi non lo useremo. Questa è la ragazzina che volevo far fuori? Hey, you. Sì. Can you keep a secret? Ovviamente, labbra cucite. Non è mai stata la mia specialità, no. Certo che so tenere un segreto. Just between you and me, I make some wine. Piccola ladruncola. I'll be there to save the night. For a price, of course. Mol, lo sai che l'accampamento è mio, vero? E che mi hai appena confessato di aver rubato del vino a me? Devo deflagrare? C'è la necessità di una deflagrazione occulta sul bambino? Sono molto triste che Gale non mi voglia parlare in senso romantico. E a Will. Yeah, Hells. I was hoping you wouldn't notice I was gone. Oops. No, raga, mi ero dimenticata di Will. Giuro. Non era una frecciatina. Mi ero genuinamente dimenticata della sua esistenza. Scusa. È perché non ha il cappello stupido. Se non si mette il cappello stupido, ragazzi, io non lo riconosco. Senza il cappello non lo riconosco. Che disastro. Certo che l'ho notata. Non era una festa senza di te. No, bellissimo. Per i nove inferi speravo non avresti notato la mia assenza. Non ti preoccupare. Non l'avevo minimamente notata la tua assenza. Potevi letteralmente essere andato, non lo so, dall'altra parte di Baldur's Gate e io non l'avrei mai saputo. Cioè, potevamo perdere qui il personaggio di Will, che non sarebbe mai più tornato e io non me ne sarei accorta. Certo che l'ho notata, non era una festa senza di te. È come quando incontri una persona di cui non ti ricordi il nome che ti dice ciao e tu ciao carissimo. Really? I'm honored. È una bugia fin di bene, ragazzi. Questa è una bugia bianca. No. No, poverino. È sempre così melodrammatico. I love the people from the grove, but I unsettle them deep down, as I seem to unsettle everyone nowadays. No, poverino. Adesso mi mette pure tristezza perché mi sono dimenticata di lui. Claws will pop the balloons, you see. And the sweet cakes don't taste half as good as raw eggs with this blasted forked tongue. Hai delle corna bellissime, sono piuttosto invidiosa. Ouch. You don't need to mock me when I'm feeling low. Ma sono seria. But off with you. This is your day. Have a dance. Enjoy the music. Ma sono delle corna bellissime davvero. Vorrei che ci fossi anche tu, ma rispetto il tuo bisogno di tranquillità. Some time alone beneath the stars and I'll be back to my old self. Promise. Basta che ti metti il cappello e ti riconosco. It's a night to remember. You've made sure of that.
No, raga, cioè lui è stato il più carino in assoluto e io mi ero dimenticata della sua esistenza. Mi sento un'orribile persona. È stato il più carino di tutti. Molto grave. I buried my daughter because of you. I'm going nowhere. Your daughter roused the nest. Did you expect the viper not to strike? Allora, Koga, sei stata un po' stronza. Io però non ti ho fermato. Tell me, how's the wine? The wine? What did you... I want you to feel small. I want you to feel helpless, just like her. Her name was Arabella. Picture her! How scared she was! And no, this will hurt! Oh, bella festa! I'm sorry. Whoa. Come on, Locke. We're done. E la posso pure lootare! No. The snake is dead. That's all that matters. Nice. No, sono ingombrata. Boh, prenditi sto giavellotto, non mi serve. Sono ancora ingombrata. No, aspetta, dovrebbero esserci le casse del campo. Aspetta, prima voglio farle delle domande. Sì, sì, rimettono la cassa adesso, vero? The corpse regards you lifelessly. Allora. Questo rituale è un incantesimo prodigioso. Dove l'hai imparato? In the shadow. A gift from... attenzione. Come sei morta? Come se non l'avessi visto. Qual era il tuo piano per il boschetto? Complete the right of thought. Vabbè, ok, ok. Almeno ero onesta. Sì, sì. Perché hai fatto prigioniera la bambina Tifling? Ok, ok, era onesta anche in questo. Choice and consequence. Come sei morta? Punished for protecting the grove. If you say so. Born to the circle. Belonged to the circle. Ok, sei estremamente noiosa. You can ask no more. Mi aspettavo qualche segreto in più. Non sono sadica. Sto assolutamente ruolando la mia draw. Non c'è assolutamente nessun sentimento mio personale all'interno di tutto questo. Fate spins along. As it should. Dost thou require a new ally? Or mayhaps a resurrection instead? Ciao. Allora. Ti senti meglio ora? I did what I had to do. And I won't hear a word about it from you or anyone else. Guarda, non ero qui per dirti questo. È stato un grande spettacolo, una bellissima festa. That's my girl. La live di Genshin c'è stata oggi. Di solito lo porto all'inizio della live, Genshin. Le prime... Se vieni nei... No, nei primi... Dalle 14 alle 17 circa, di solito c'è quasi sempre Genshin. C'è molto spesso Genshin. Allora.
Mettiamo giù un po' di roba pesante. Tipo la palla no, la devo tirare al cane. Quando vieni curato, quest'arma gronda veleno, infligge 6 danni da veleno extra. Ma allora, diciamo che per ora questa non mi serve, la possiamo mettere giù. E poi metterei giù anche i libri. I libri. Perché mi sa che questi li avevamo già letti, non mi ricordo se li abbiamo letti. E metterei giù anche il cibo. E basta. In realtà così già non dovrei essere ingombrata. Ah, aspetta, anche sta roba qua però. Mi ero dimenticata di aver dietro tutti sti anelli, sti guanti, sti bagagli. Così va bene, dai. Ma io mi sto portando dietro una quantità abnorme di zaini che però mi sa sono vuoti. Dovrei utilizzarli per dividere le risorse. Tipo, questo zaino è vuoto. Qui ci sono le scorte. Si è ancora mendato. Ma questi? Quando curi un'altra creatura recuperi 6 punti ferita. Ma io avevo ste robe, non le avevo tirate fuori? Ma sono cretina. Ma questa la do subito a cuore scuro. Ma poi divido, sì, divido le cose per tipo, però... Posso vederlo? Non me lo fa vedere. Volevo vedere come le stava. Questo diadema lo mettiamo... bellina Carla che col diadema. Cute. Prenditi il diadema. I just miss Arabella more. Why? Intanto salvo perché questa uccisione mi è molto piaciuta. Bene. Possiamo dormire, direi. Ah no, aspetta, parlare con Zeblor? Di nuovo? Go on, do your rounds. But if they hand you something purple, don't drink it. I think they got into Ethel's potions. Me? Ciao, Valtra! Buonasera! Da Dio! Abbiamo appena assistito ad una scena incredibile. Quindi posso dirti molto bene. Lui continua a dirmi di parlare con Zevlor. Go on, do your rounds. No. But... Non lo so, dormiamo. Sì. Via. Sì, ubriachiamoci con cuore! Come yes. Here. Sit with me. Let's go. Non mi sognerei mai di perdermi questo momento. So eager. I'm surprised it took you this long. Che carina, che cuore. Troppo bella. Well, to begin, I think a toast is in order. Any suggestions? Sono indecisa. A cosa brindereste? Voi brindereste a noi? Era quella che avevo istantanea... Ma... Era quella che avevo automaticamente eliminato a noi. Io ero indecisa con la cioè la vittoria mi piace abbastanza. Bisogna quagliare. Ma io non voglio quagliare con lei. Io voglio quagliare con Gale. No, io voglio quagliare con Gale. Parliamoci chiaro, vogliamo che trombi. Ma io voglio trombare con Gale. Voglio Gale. Alla vittoria, dai. La vittoria. Ma cosa Gale fa cagare? Oh, a me piace, va bene? A me piace. A Gale non interessi, non importa. Farò sì che si interessi. Gale. Non mi interessa. Gale. Dominant,
self-centered, savoring another's loss. I like it. Vedi? Andiamo stra d'accordo. Cuore scuro, Dio. Cuore scuro, concordo che sia buonissima, è stupenda. I know tadpoles, dragons, marauding goblins or anything like that. Something about you. È stupenda, cuore. Guarda, voglio farmi ricrescere i capelli solo per farmi la treccia come cuore scuro. Condividi qualche ricordo della tua infanzia nell'Underdark. You must have an extraordinary affinity for the darkness. I'm jealous. Beh sì, effettivamente l'oscurità è di andiamo molto d'accordo. Don't stop now. Not just as things are getting interesting. Non so se sai la vecchia fiamma di Gale. No. No, non so chi sia la sua vecchia fiamma e non mi interessa. Interessa solo il conta solo il presente. Non importa che Gale sia un pesce lesso. I don't care. Mi piace. Raga, state parlando con una che ha fatto il suo re Alistar su Dragon Age Origin. Cioè, il mio re era Alistair, che penso più tonto di lui non c'era nessuno. E mi piaceva proprio per quello. È il tuo turno, insisto. È più bello fare un po' per uno. Raga, non fatemi spoiler, please. Dai. Non voglio usare charm su di lei. Lo farò senza usare charm. Il cervello di un babbuino. A me piaceva, va bene. Era molto gentile, carino e dolce, Alistar. Ah, ok. Forse non era la più grande cima di questo universo. Era un ragazzo semplice e gentile. E sono diventata regina del Ferelden di fianco ad Alistar. Quindi non toccatemi il mio re. Non sta scritto da nessuna parte che una persona debba essere necessariamente intelligente. Ok? Era un maledetto templare. Sì, ma era buono. Era molto gentile. Era un ragazzo semplice, attaccato alle cose terrene. Ok. Lo prendi qua il dado. Devi cliccare sul simbolino che ti viene in basso a sinistra. Era buono, non dite che era scemo. Era molto buono, Alistar. I'm not quite sure I have anything to share. When you worship Shah, secrecy is everything. We'll sacrifice our own memories when ordered to. A lot of the little things, they're lost to me right now. Quanto sta ammiccando Lillian? Pensi che la tua memoria tornerà? Perhaps. But please, enough about me. Sì, ma Lillian sembra pazza, è lì che... So, sembra una civetta. Esatto, Kin, a me piacciono le persone o estremamente interessanti o estremamente semplici. Agli opposti. Ubriache. Non abbiamo dormito? No, aspetta, ma sta roba è per fare la romance. Io la voglio con Gale. Lo so che ci sta rimorchiando, ma io la voglio con Gale. No, se la guardo negli occhi poi facciamo cose. No, mi devo preservare per Gale. Voglio Gale. I suppose so. Celebration's over. Non essere triste, cuore, ti prego. Se non fosse stato per Gale, poteva nascere qualcosa, ma... Mi dispiace il mio cuore di Gale. Spero ce ne saranno altre così. Me too. She trails on. You read an invitation in her eyes. Ah, vedi? Lascia che il momento passi. Sorry. We should head back. No, si è arrabbiata! Mi ha scritto cuore scuro non approva. Oh no! Mi dispiace. After all your efforts,
It was well deserved. Ma no, ragazzi, io mi devo preservare per Gale. Voglio Gale. There is much to be done. And I promised I would help you however I could. I'm certain a cure for you can be found at Moonrise Towers, but it's complicated. The journey specifically. Alcin si è lavato. Extremely perilous. Though it seems you're well accustomed to navigating danger. Finalmente. We get a cure and the chance to hit these assholes where they live. Sounds good. Sounds good to me too. Cosa c'è di pericoloso laggiù? To get to the towers, you'll need to pass through a terrible place. A cursed place. This curse shrouds everything in shadow. You will not find life, light, or anything natural there. Any who linger are twisted by the curse. They become shadow beings, tormented, dangerous souls. Cosa suggerisci di fare? You could go overland, along the Risen Road or through the mountains. Easier at first. But you'll run into the shadow curse. La maledizione dell'ombra. You could also go under. There is a tunnel somewhere in the ruined temple of Siluna. It leads to Moonrise Towers through the Underdark. Long ago, a man called Ketherick Thorm built a secret stronghold deep down. Mi piace questa opzione. Army of Dark Justiciars, Shah worshippers. Dark Justiciars. Concordo, andiamoci. Voglio, voglio quella strada. They were promised riches if they retrieved a relic called the Night Song. But I think there's more. From this stronghold, Ketherick's forces could access both the Temple of Siluna and Moonrise Towers. But he was defeated before he could launch an attack. If you can find this place, I'll wager it will reveal a more direct path to Moonrise Towers. And maybe... Bello, bello. Voglio questo percorso qui. No, niente amore libero. No, no. Voglio Gale, basta. Non mi interessano gli altri. Solo Gale. No, aspetta. La via per Selune è quella dell'Underdark, giusto? Una strada non esclude l'altra. I messaggi che escono sono molto fuorvianti. Puoi esplorare entrambe le vie. Ok. Però voglio passare dall'Underdark. Anything is preferable to risking the shadow. Cuore scuro a prova. Bene, abbiamo riguadagnato amicizia. I can offer my skills, my counsel. I've long sought to return to Moonrise Towers. It seems our fates have aligned. Andiamo allora. Aspetta, come trovo il passaggio? You'll need to pick it up where Aradin left off. Find the hidden entrance. It's somewhere in the Temple of Siluna. Andiamo. Aspetta, e il boschetto? I've chosen a successor as first druid, Francesca of the High Forest. Francesca. Has already been dispatched to summon her. Un uccello. Ok. Perché non Rath? Rath has promise, but he has a ways to go yet. He wasn't able to stop Korga by himself. Vero. The Grove needs experience. Non ha polso, Rath. The Grove needs to move beyond the mistakes of the past. What it needs is an unknown quantity. An outsider who can enforce the Oakfather's teachings without bias. This is why I chose Francesca. She will restore simplicity and purity to the Grove in my absence. Non mi piacciono le randi libertine. Non le facevo neanche su Dragon Age, neanche in Mass Effect. Io di solito scelgo una o uno e con quello o quella ci faccio la romance. Non mi piacciono le run libertine. Esatto, anche su The Witcher, neanche. No, allora, su The Witcher ci sono state un paio di tipe prima... Però quando poi è arrivata Yennefer non c'è più stata nessun'altra. No. Non mi piacciono le libertine. Not my thing. Sembra che il boschetto sia in buone mani. Indeed. We quite the journey ahead of us. Salvare i profughi. Gale, perché non mi caghi? È perché non ti ho dato abbastanza armi da mangiare?
How can I help? That is most gratifying to hear. May I? Prenditi la stupida tunica dell'estate. Thank you. Sì. Non è un coso. Lasciate stare Gale. Il Brunello, grazie per i 100 bits. Buon Oppenheimer. Sì, io lo voglio andare a vedere. Anche se non so quando, però voglio assolutamente vederlo. Lost soul is spelunking through the darkness that is me, only to be sacrificed on the dread altar of the heart. But gli ho pure regalato un corpetto. It never feels right, but it relieves. This doesn't relieve. Cosa succede? Ti prego, dimmi che non abbiamo sprecato un oggetto magico. Ti senti bene? You do plenty for me, more than you realize. But this cannot be remedied. The magic isn't having. Raga, sono appassionata alle cause perse. It's not like the last time, like a rainstorm that quells a forest fire. It drizzles. The embers still sizzle. The fire remains undefeated. I'm not certain what's going on, but nothing good. Please, I need to think. I need to retrace my steps to a glade of calm and think. Gale, ma che minchia dici? Thank you for the artifact. A great deal of trouble it was too. A great deal of trouble indeed. Prima di questa conversazione capivo tutto quello che mi sa. Perché improvvisamente in mutande? Non ho capito, si sono. Ho utilizzato un incantesimo di realizzazione desideri? Non ho capito! Cioè, per quale motivo Gale è in mutande, guys? E tra l'altro un gran bel fisico, posso dire, però. No, non mi lamento, però non capisco. Cioè, non credo di aver utilizzato nessun incantesimo. Gli hai dato la sua tunica? Oh, shit! Si è mangiato il suo vestito? Che minchione! Si è mangiato il suo vestito! Sto male. Mamma mia, ma era pure sudato! Ah, mi sa che gli ho dato il suo vestito, povero Gale. Sì, esatto, mi piace uno che si è mangiato la sua maglietta, bellissimo. Beh, giusto lui. Allora, armatura leggera. Vantaggio le prove di tiri salvezza costituzione. Guarda, hai appena vinto questo bellissimo corpetto, Gale, ti piace? Fattelo andare bene perché l'altro te lo sei mangiato e non ne ho un altro. Quindi, fattelo andare bene. Ah, volendo anche questo. Quando ispiri un alleato usando ispirazione bardica ottieni 4 punti ferita. Non credo che lui possa ispirare nessuno. Oddio, forse questa tunica in realtà, essendo una tunica leggera, mi converrebbe darla a Karlak. No, ma aspetta, con la tunica leggera può castare, no? Ah, non può usare armature, neanche quelle leggere? Ah, nemmeno quelle leggere? Con la tunica? Ah, quella che si è mangiato prima? Certo. Raga, se l'è mangiata. Aspetta, forse... Tunica semplice... Ma forse ne ho una... Un'armatura leggera... Allora, mettiti qui. Ma questa era la sua. Ah, questa era già la sua. E questa com'è? Uguale ma verde. Ti dona di più il viola. Sta meglio col viola.
Mi viene il dubbio di aver messo via una tunica. Mi viene troppo da ridere al pensiero che si è mangiato la sua stessa tunica. Karlak perde 2 CA se le dai la leggera. Sì, ma se le metto il resto della... Ah, vedi, questa gliela posso dare. Tra l'altro, sì. Questa è buonissima per lui. Guarda un po'. Questa è perfetta. Quando infliggi danni da veleno, puoi infliggere danni da veleno extra. Vai. Bella, tra l'altro. Cioè, hai pure guadagnato in figaggine, guarda. Bellissima. Nice. Molto bella questa. Yes. Non ti meriti di venire in party con me dopo quello che hai detto ieri. Mi dispiace. Stavo per lasciare giù Gale e portarmi a Starion, visto che mi serviva un ladro. Ma ieri è stato molto sgarbato, quindi... Ti sei appena nerfata al party? No, in realtà il party era già così. No, era già così. Posso portarmi Alsin? Sì, forse posso portarmi Alsin, vediamo. Ciao, Danny. Come fai a sapere così tante cose sul parassita? Perché ce l'ha pure lui, dai. E tu non ne hai uno? A drow attacked me and I defended myself. Afterwards, I was able to examine the tadpole that emerged. Ah, però aspetta, è vero. Fascinating. Like nothing else in... Sì, raga, era il drow comunista, quello che abbiamo interrogato, mi ricordo, quello che voleva l'uguaglianza per tutti. Ciao, Invano, grazie per il Prime. Ben arrivato, Invano. È vero, adesso mi ricordo che l'abbiamo interrogato. E cosa mi dici di questa roccaforte segreta? Precious little. But I'm quite certain it can still be found. Aradin was convinced there was a hidden entrance in the Temple of Saluna. I'd start there. Sì, anch'io inizierei da lì. A dwarf called Brian had a clue on his person. If you find his corpse in the goblin's camp. Ok, nano di nome Brian all'accampamento dei goblin, ricevuto. Come te la stai cavando? Wonderfully. If I'm honest, the grove was too comfortable for my tastes. I felt removed from nature. I'll miss my books, but I can find all the wisdom they contain out here, first hand. Saggio, saggio. Ciao Edgar Allampollo! Grazie mille per il Prime. Thank you. Io che mi subo solo per consigliare di spostare l'armatura da Karlak a Gale e dargli lo scudo? L'armatura? Presto avrai tutti i libri che vuoi, continua a trovarne ovunque vada. Is that so? Well, nature does abhor waste. I will keep watch. Ma aspetta, ho dato l'armatura a Karlak? Ah no. Perdo CA. Sì. Gliel'ho data? Ah, è vero, avete ragione. Ah, aspetta, l'armatura di seta di ragno. Sì, però le devo dare anche il resto. Sì, sono passata a 13 di CA effettivamente, quindi o le do anche un elmo. Beh, ma leggera va bene. L'armatura leggera va bene. Sì. No, mi conviene se le do anche l'elmo. E Barbaro non usa l'armatura? Ma neanche leggera? Le usa ma perde CA. Con la tunica, sì, vabbè, ma la tunica lei non serve, lei ha già 15.
No, perché se senza armatura per la CA somma destrezza e costituzione, che quindi è comunque meglio. Ok, quindi mi servono delle vesti come quelle di Gale. Ok. Thanks. E allora sì, questa la diamo. Eh no, però è un'armatura, non posso darla a Gale. A Gale posso dare solo le tuniche, mi avete detto. Al massimo posso darla... posso darla a cuore. La può mettere cuore questa. Cuore può. Cioè... No, a Gale ho messo la tunica. Armatura leggera e scudo. Anzi, ti conviene molto dargliela. Ah, sì? Ma prima mi avevate detto che non può castare. Quindi posso? Allora posso. Mi hanno scammato prima? Ah, grazie. Ok, quindi a lui mi conviene dare anche lo scudo. Arrivo a 15 di CA così, che non è male. Cioè, ho la stessa CA praticamente di Karlach. Mentre lei aveva 17 col giaco di maglia. Volendo. Però la giubba della benevolenza, questa è da bardo, questa non mi serve. Ok, grazie. Grazie, Edgar. Benissimo. Quindi con lui abbiamo seta di ragno e vedo che non ha dei guanti, Gale. Mi sa che me li sono mangiati, cioè se li è mangiati i suoi guanti. Allora, scorte. Prendi tutto, portachiavi, artefatto. Bene. Sarebbe sfruttato, ora il mio CD si può riposare. Grazie, grazie mille. No, no, hai fatto benissimo a dirmelo perché non lo sapevo quello che mi hai appena detto, quindi thanks. Ok, poi andrò a sistemare gli inventari. Bene. Allora. Dobbiamo tornare all'accampamento dei goblin. Non intendevo questo accampamento. Ho sbagliato accampamento. Oh vabbè. Ragazzi, è andata così. Benedizione. Allora, 1, 2, 3. Arma. Lancia. E torna indietro, va. Sì, frantumare. Bam. Stupido goblin. Non sono mai abbastanza goblin da uccidere. Succate. Grido di battaglia irruento. Fai ridere. Cioè, attaccato... Cos'è sto salto incredibile? È il mio turno. Molto bene. Dunque. Sto pensando se fare prima unto... Beh, allora, il coltello di ghiaccio non sarebbe male se non fosse che sono così vicini. Mentre mani brucianti non li prendo tutti e due, quindi è un po' uno spreco. Mani brucianti non mi conviene qui. Non mi piace, ma... Aspetta, però posso posizionarmi? L'unto non mi dispiacerebbe, ma siamo troppo vicini. Qui forse... Raggio di gelo, 18. Stretta folgorante in mischia, lui ha l'armatura... Dai, stretta. Sul serio. Bene, allora. Ira.
arrabbiatissima. Fulmine accecante ogni turno per mettere un fulmine dal tuo torace. Benissimo. Lacerazione. Wow, 20 critico ci piace. Spada. Proviamo a finire Bao e Nook. Tre. Ma che cosa ho attaccato? Un sasso? Non ho capito cosa è successo. Come ho attaccato la mia arma? No, no. Quando? Sclero. Non ho capito cosa... Vabbè. Allora. Tu hai 7 di vita. Era un attacco di opportunità del goblin. Ah, ok, ok. Allora, inseguitrice Kearse. Questa ha 2 di vita, sta inseguitrice. Potrei anche farla fuori. Con una fiamma sacra. 55 però è davvero poco. Dardo di fuoco è pure meno. 25, ho svantaggio. Infliggi ferite. 70. Io la finirei. Finirei la ranger prima. Dai, sì. Anche se è un po' sprecato, però... Vai. Suka. Ma proprio di fianco gli dovevi passare? Cioè, potevi passare ovunque, lì dovevi andare? Cioè, lì? In quel punto? Ok, allora. Considerando che i prossimi nemici arriveranno da là... Io mi sposto qui. Ok, tocca di nuovo a me. Finiamo prima. Allora, sortilegio. Sortilegio. Leggermente ubriaco. Non mi conviene sprecare sortilegio ora come ora, secondo me. Andrei molto più volentieri di deflagrazione. 75%, dai. A posto. Lui è andato. Aia. Aia. Malissimo. Stretta folgorante. Vai. Dai, ma come sei? Vabbè, finiscilo. 9. Tiri di merda ne abbiamo. Dunque, c'è ancora qualcuno quassù che mi sta attaccando. Quindi... Let's go. La mia arma. Posso volare fino a lì? È un po' lontano. No. Quindi muoviamoci fino a qui. Forse posso spostarmi un po' per utilizzare dardo traccia... Oh no, aspetta, così sto aggrando anche gli altri. Mi sono avvicinata troppo. Vabbè, però in realtà se abbiamo già fatto fuori questi e questi si avvicinano un pochino alla volta, it's fine. Rimango con tutti gli altri personaggi nascosta di qua. Come nessun bersaglio. Lillian, vai. Una bella cura. Con gli altri rimaniamo vicini e compatti. E vado avanti solo con chi deve fare danno. Allora, vieni di qua. Laggiù mi sa che non ci arrivo mai nella vita. Infatti. Forse con sortilegio. Quattordici, destrezza. Destrezza. Però, vediamo, destrezza. Non ci arrivo per poco. Ma
Utilizzo aiuto. Giusto per non sprecare il turno senza fare niente. Dai. Vita esplorata. Sì. Eccoli che arrivano. Ok, adesso arrivano tutti. Sotto sortilegio forza, shit. Allora, devo andare a rompergli le balle tipo subito. Punto. Sì. Benissimo, via il sortilegio. E con loro stiamo leggermente... vorrei andare in alto però. Cioè vorrei poter castare da quassù. Quindi... ah cazzo, però no, sono troppo vicina a quei goblin lì. Salgo qua. Cerco di salire su queste scale in modo da mettermi sulle mura a castargli in faccia. Vai. Cerchiamo di salire. Adesso che li abbiamo fatti. Ci può stare. Bravi che mancate Karlach. Tutti molto bravi. 3 di danno. Direi che non facciamo una piega. Allora io andrei dall'altra parte, perché adesso si sta per muovere il Gurgon e arriverà di qua di sicuro. Il Gurgon lo devo fermare. Poi agiscono tutti i goblin. Non posso usare la freccia di fuoco. Già posso. E con lei rimango più o meno in questa zona. A bloccare l'accesso a chiunque. Aspetta, magia selvaggia. Fulmine accecante, azione bonus. Cazzarola, mo mi sono mossa e non ci arrivo, aspetta. Shit. Vabbè. Non ci arrivo di pochissimo. Perché mi sono mossa. Non me ne ero accorta. Vabbè. Amen. Spacco, squarto, schiaccio. Dimmi che può arrivare. Madonna, Starma si può muovere veramente di poco. Vabbè, muoviti di quel poco di cui ti puoi muovere. Cioè, che devo fare? Di così non vai. No, oggi non lo guardo il Future Game Show. No, dopo vado a mangiare. Ce lo guardiamo poi con calma magari venerdì, perché... non lo so, non mi aspetto niente di particolarmente entusiasmante stasera. Magari mi sbaglio, però. Dunque, io tirerei un'altra curettina verso Lilian. Che sto mantenendo la concentrazione su benedizione. Cura ferite. E inizierei a salire queste scale anche con lei. Dunque, con lei un altro frantumare ci sta di brutto. Facciamo fuori questi. Fatti fuori tutti questi qui, benissimo. Ne è rimasto praticamente solo uno che ha 6 di vita. E poi saliamo queste benedette scale e mi preparo quassù. Faccio il cecchino magico. Pronta a cecchinare.
Non so se c'è qualche pozione che mi converrebbe bere. Tanto sono azioni bonus. Concentrazione impareggiabile. C'era quella della velocità che mi piaceva. Aspetta, questa. Più 2 alla classe armatura. Vantaggio di tiri salvezza su destrezza. Velocità di movimento raddoppia e puoi usare un'azione extra per turno. Questa è tanta roba. Io questa la prenderei. Pozza, baby. Così ho anche un'azione bonus in più e posso deflagrare questo tizio a terra, che è una meraviglia. Let's go. È un warlock anche lui. Deflagriamo il warlock. Sì, l'ho giocato Divinity Original Sin, sia l'1 che il 2. In realtà ho giocato anche Divine Divinity, che era bellissimo. Allora, salendo qua in realtà, mi sa che posso castare anche con lui. E un bel lunto qua io lo preparerei. Perché non si sa mai. Ok. Pronti quassù. Vuoi tirarti anche tu una pozione della velocità? Dovrei passarmele. No. Va bene così. Buonasera Gianfraco. Sì, l'ho fatta la missione di Will, ma ho deciso di non ucciderla. Dunque, loro qua stanno per saltare per aria. Ah no, però aspetta, tocca loro subito dopo. E allora mi serve un'altra freccia di fuoco qui. Eh già. Un'altra freccia di fuoco da scagliare sulla guardia Gorgon. Benissimo. E anche loro, boom. E niente, con lei mi preparo un po' più indietro. Sto un po' più in qua, ok. Aspetta, sto facendo la stessa minchiata di prima. Mi sono dimenticata di nuovo il fulmine. Ah! Vabbè, niente, sono sordita. Attenzione qua al Gorgon. Prende fuoco, ma non gli interessa. Oddio. No, non sul Lilar. Paura. Allora. Vorrei riuscire ad arrivare lassù. Dai. Sembra allucinante che tu possa veramente muoverti così poco. Questo è il massimo veramente di strada che posso fare. Vabbè. Allora, aspetta, perché qui c'è un attacco di opportunità che non mi piace. E... infliggi ferite. E... ho un po' paura. Mamma mia. Sì, no, quel 20 di danno è stato fantastico, però ho comunque paura a stare qui. Allora, Lillian. Tu adesso... no, non ho... no! Dovevo fare sortilegio su forza su di lui. No, aspetta. Io dovrei poterlo usare un altro sortilegio. Cioè, dovrei poterlo ricastare. Cazzarola, no, ho finito gli slot. Merda. Mm.
po' stupido sto bulbo col rosio. Cioè, si può fare, però... Beh, oddio. Un buon 70. Cioè, li prendo tutti questi. Io quasi quasi. Provo a scatenare un'esplosione col bulbo corrosivo. Oppure, aspetta, perché io ho anche tante pergamene qui. Gli attaccanti subiscono svantaggio ai tiri per colpire contro di te. Richiede concentrazione. Io al momento non ho concentrazione su niente. Potrei utilizzare luminescenza però. Sull'ogre. Ah, però la faccio anche ai miei amici. Cioè faccio luminescenza su tutti. Non mi conviene. Senti. Facciamo due deflagrazioni occulte, dai. Dai, perché sennò questo mi fa fuori cuore di sicuro. Troppa paura per cuore. Vado di deflagrazione, dai. Uno. Wow! L'ho deflagrato sul serio! Yes! Boom, baby! È stato proprio... Boom! Bellissimo, cazzo! Non me l'aspettavo di farlo fuori così, eh? Proprio... Unexpected! Bene. Altro unto. Continuiamo a applicare untume con lui che sta funzionando da Dio. Untume come se piovesse. Let's go! Continua a far esplodere tutto con questo untume. Bene, bene. Ciao Sere-chan, grazie per il Prime, grazie anche a Nabuz. Grazie ragazzi. Oh dai, finalmente ragazzi questo combattimento si sta volgendo a mio vantaggio. Dai che ci siamo. Allora, io vorrei correre qua e farli saltare per aria. Preparazione, sacrifica 6, dato velocità di movimento. Per il resto del turno tira due volte i danni agli attacchi in mischia e usa il risultato più alto. Intanto abbiamo la magia selvaggia al fulmine. Io inizio ad avvicinarmi agli arcieri, perché se vanno indietro c'è il fuoco. Inizio ad andare verso di loro. Dai, andiamo. Così appena sono abbastanza vicina vado di attacco irruento. Parto con attacco a distanza. Sì, è uguale su tutti e due. È vero, nessuno di voi aveva pensato di suggerire a Bremanda che i goblin bevono? Bevevano? Anche se ne toglievano un bel numero. Non so di che bevanda parli, però. Accecato. Benissimo, perfetto. Ora tocca a questi goblin. E scattano. Bravi, così poi non vi potete muovere da lì. Mi date l'opportunità di farvi un sacco di meravigliosi attacchi. Dunque. Ma io vado di dardo di fuoco. Cioè adesso in realtà posso anche andare un po' più avanti perché... Ah, però poi sono... Mi attaccano gli arcieri, forse non mi conviene. La fiamma sacra rimane meglio. Pensando se mi convenga salire sta scala e saltare dall'altra parte, ma no. Cioè, con lei ho troppo...
Non so cosa sia Dark Urge. Ah, i barili? Ah, per quello che mi chiedevi di Divinity. No, non ci ho pensato di usarli. Cioè, almeno non li ho visti, sinceramente, dove erano. Non ci ho fatto caso. Allora, vado di dardo tracciante. Vorrei arrivare su di lei, aspetta. Allora. Sull'arciera, ecco, leggermente ubriaco. Proviamo, vai. Aspetta, chi è che vi ha benedetto? Ah, il devoto. Devo interrompere la concentrazione del devoto. Vai. Il percorso è interrotto. Ma come? Ma è un dardo tracciante. Che palle. Vabbè, vado sull'inseguitrice Puli, perché il percorso è interrotto. Wow. Fortissima cuore. Fortissima. Potentissima. Ok. Deflagrazione di nuovo. Di qua non ci arrivo, è troppo lontano. Ma posso arrivare all'inseguitore Gricca, che ha 3 di vita e ho pure vantaggio. Vai. Spam. Fuori uno. Chi ha più vita dei 3 qui? 6, 9, 4, 7, 9, 15. Sei il prescelto. Mamma mia, ragazzi. La mia Warlock si sta veramente divertendo. Dardo di fuoco. Sì, ma su, io voglio attaccare questi qua giù. Cioè, io vorrei interrompere dardo incantato. 18 metri. Non ci arrivo. Vabbè, scendiamo, dai. Scendiamo per forza. Scendiamo perché se no non lo posso mai attaccare. C'è sempre qualcosa. E non ci arrivo lo stesso. Che palle. Vabbè, a sto punto lo facevo da lassù. Vai. Come movimento non sufficiente. No, sono veramente indignata. Non ci arrivo, non ci arrivo. Aspetta, forse sì? A questo ci arrivo. Vai. Bam, via. Morto. Preciso. Posso scendere ora. Anch'io sono scioccata, non sto missando. Cosa vuoi benedire ora? Sono tutti morti, cretino. Attacco il ruento. E lui? Aspetta. Attacco bonus, maestro d'armi possenti. Suca. Bene. E ora vengo a prenderti. Dunque. C'è ancora qualcuno di vivo che non capisco dove sia. Me lo indica. Ah, ma lui. Ma lui mi stava simpatico. Mi scoccia ucciderlo. Vabbè. Sorry. 55. Sì, proviamo. Ah. Potrei ungergli i piedi. Perché è un dardo di fuoco. Vabbè, al 75 però il dardo di fuoco. Dai, sì, 75 va bene. Dai, 10 danni. Questo continua ad avere una concentrazione incredibile. E sicura. Che palle. Bravo, bravo che ti avvicini. In realtà bene così. Grazie per esserti avvicinato. È poco. Mannaggia. Ciao Glacial, grazie per i 3 mesi. Bentornato Glacial. Comunque la meccanica del non poter castare con l'armatura non esiste, semplicemente non funzionano. Ah, perché prima in realtà, cioè, mi è capitato che non mi facesse castare gli incantesimi,
Dai, uno di vita. Oh, let's go, ragazzi, let's go. And we did it. Cosa vuole cuore? Perché mi dà una quest? Intanto salviamo. All's well, I hope. Certo, a meno che non ci sia qualcosa che non va. No. I just wanted to see how you felt after the night we spent together. Che carina. When we talked, I thought you were going to kiss me. I was almost sure of it. Ma perché? Forse mi sono lasciata trasportare. Apprezzo la tua compagnia, ma non in quel modo. I see. Well, in that case, I suppose there's nothing more to be said on the matter. Thank you anyway. Oh, company. Mi dispiace. Oh, I am so sorry. No, non si è incazzata in realtà, ha capito. Cioè, questa volta non era offesa. Non ha disapprovato questa volta. Prima aveva disapprovato, questa volta non ha disapprovato. Però raga, a me piace Gale. Io cosa devo fare che mi piace Gale? Non posso farci niente. Al cuore non si comanda. Allora, le frecce di fuoco, sta roba te la prendi tutta tu, Karlak. Lo spaccone. Anche sta roba te la prendi tutta tu. Poi controlliamo bene quell'anello. Lottatrice piccina? Ma dov'è la lottatrice piccina? Ah, questa. Ma non avevano niente questi qui. Cioè, c'è un limone, guarda. Erano dei poracci. Ora fidanziamoci con chiunque si meni con noi solo perché poi ci restano male. Eh no, ma infatti, cioè, mi dispiace che ci resti male, ma... non ero interessata romanticamente. Io voglio Gale. Il mio prescelto è Gale. Tamburo d'abbraccio. Ehi, poesia nanica. Leggiamola. Un figlio di Selun nel buio cadde con dolore, sigilla la sua tomba della dea al sacro bagliore. Se la luna piena le stelle mai più toccherà, la porta della Vergine sarà protetta dall'oscurità. Lungo il margine è stata aggiunta una nota, trovata la porta sotto il tempio. Credo che le lune girino, ma in che direzione? Più sotto è raffigurata una serie di costellazioni e fasi lunari. Questa è la roba che ci interessava. Non lo so se Gale ci vuole, non lo so, lo scopriremo. Se non mi vuole, pazienza, ci avrò provato. Se mi respinge, pazienza. Amen. Amen. Ehi! Armatura di pelle più 2, equilibrio. Ottieni un bonus più 1 ai tiri salvezza alle prove di caratteristica su destrezza. Imboscata, ottieni un bonus di più 1 all'iniziativa. Bella questa. Wow. Io questa la darei a cuore. Mi sale a 18 di CA. Ed è pure una bella armatura, guarda. Anche un po' selvaggia. Andiamo a cuore. Ok, poi c'è tutta sta roba da raccattare. Bene, ragazzi. Molto bene. Io direi che... per oggi basta, perché sono praticamente le 8 anche stasera, faccio sempre tardi. E vabbè, quando si gioca a Baldur's per forza faccio tardi, è troppo bello. Quindi, visto che sono quasi le 8, vi lascio al Future Game Show, che non so se sarà bello. Boh. Non lo so che cosa devono far vedere in questo Future Game Show. Non credo presenteranno roba nuova, anche perché la roba nuova l'hanno presentata ieri, quello che c'era, quindi... Non lo so, voi avete capito di che cosa presenteranno in questo Future Game Show? Giusto per curiosità. Ah, gli indie. Allora poi vai, ce li guardiamo venerdì, dai. Ci guardiamo venerdì gli indie che presentano con calma. Sì, poi li commentiamo.
Esatto.